Presentazione ufficiale della Casertana, l'amministrazione da sempre vicina ai colori rosso-blu, è tutto pronto per la partenza, c'è un grande entusiasmo in città tra la tifoseria e anche il sindaco del Gaudio. Sì, l'amministrazione è vicina alla Casertana. Noi a titolo veramente amicale ci siamo impegnati a inventare una tribunetta di 100 soci sostenitori che sottoscriveranno abbonamenti particolari, un po' più costosi, proprio per cercare di far sì che la Casertana oggi e poi anche la Pepsi siano accolte dall'entusiasmo della città. Oggi è una bella giornata, per me soprattutto sindaco di sport, tifoso, è una bella giornata, è un momento di partenza. Ovviamente ho detto ai ragazzi rappresentano la città importante, rappresentano il capoluogo di provincia. La città sta rinascendo, deve rinascere, la Casertana come la Pepsi devono contribuire a questo grande sforzo fra le mille difficoltà economiche che stiamo ponendo in essere. Adesso chiaramente bisogna giocare, bisogna vincere. Io mi auguro che, ecco, questo è l'appello che faccio, che la città partecipi alle vicende sportive della Casertana. Domenica ci aspettiamo tante persone allo stadio, perché poi questo è fondamentale, ma credo che, insomma, le premesse ci sono. Ho visto grande entusiasmo da parte del presidente, da parte dei ragazzi, molti sono forti veramente, lo dico, ecco, alla mia città giocano bene, e quindi, insomma, c'è un bel movimento. Credo che tutti noi dobbiamo contribuire. L'amministrazione sicuramente sarà vicina, garantisco, come non è mai stata, perché credo che intervenire in modo forte anche nello sport sia un dovere di chi amministra da un punto di vista anche sociale e di sviluppo culturale della città di Caserta. Adesso però noi non dobbiamo parlare più, i giocatori devono giocare e devono segnare. Presidente Verazzo, si respira un'aria nuova, un'aria vincente alla Casertana, grande entusiasmo alla presentazione, sinergia speriamo positiva con il Comune. Sì, ma l'energia col Comune non si è mai interrotto questa forma, diciamo, di energia positiva con i politici sani, con i politici che veramente tengono a cuore e sono politici di vocazione. Ovviamente ci possono essere delle persone che hanno altre tipologie, altri tipi di interesse che niente hanno a che vedere con la politica, ma con l'opportunismo. E io devo fare solo il presidente della Casertana. E mi dà fastidio anche la parola presidente, perché deve essere la parola uno di noi. Noi siamo tutti per la Casertana. Quindi la Casertana è una SPA di tutta la città, non del presidente Verazzo o di un'altra. E mi sto rallegrando perché vedo, quando vado a parlare con l'imprenditore della taratura di Cristoforo Coppola, famiglia Coppola, Caturano e qualcun altro, e devo essere onesto, ha detto: preferisco star vicino perché mi sento onorato di stare a fianco a te. E questo già che è una gratificazione da parte di persone che effettivamente vedono e vedevano il calcio, vedevano lo sport come elemento inquinante. Invece noi dobbiamo dare diciamo, un segnale di trasparenza, un segnale di distillazione delle azioni e solo vigore a quello che è lo sport vero. Lo sport calcistico, lo sport di bioritmi e di spazi per i giovani, per i tifosi e per quelli che sono i valori della nostra provincia. Domenica intanto inizia il campionato, inizia col Francavilla, ma che Casertana dobbiamo attenderci per questo 2011-2012? Ma una Casertana che deve andare in crescente. E io devo stare anche a un poco agli ordini e alle osservazioni e alle direttive di quelli che sono i miei collaboratori, da Mister Feola, da Moriella, a Tommaso Petrillo, ad altri osservatori che ci stanno vicino, a non commettere errori. Perché? Perché a noi non serve solo il calciatore dal punto di vista merceologico. A noi ci serve il calciatore leale, sportivo, tenace e che si sente orgoglioso di vestire la maglia della Casertana. Vi posso solo dire che più di quattro di coloro i quali prima non hanno trovato spazio, non si sono trovati intese con la Casertana,
stanno raggirando l'ostacolo attraverso raccomandazioni per venire nella Casertana. Altro non posso aggiungere. Noi riponiamo la nostra disponibilità, la nostra dignità, la nostra sportività con coloro i quali, al solo indossare la maglia della Casertana, stare a Caserta, si sentono fedeli ed onorati di questa maglia. Crescerà la Casertana e cresceranno anche loro. Ma Caserta deve essere alla base di tutta sportività, dignità, prestigio e recupero. Dobbiamo recuperare tutto quello che è stato di negativo e far sì che dire nel resto d'Italia, non in Campania, essere casertani è un onore, perché c'è Vanvitelli con i Borboni, con la dignità, con la capacità, con l'artigianato, con le realtà che esistono in provincia di Caserta, dalla cucina di Maiello a tutto il resto. Caserta è dignità, Caserta è cultura, Caserta fa parte di quella Campania, Felix, che effettivamente ne abbiamo capacità, poteri e stimoli, e dobbiamo recuperare su questo percorso.